Io mi chiamo Antonio Galli, sono docente di matematica e fisica al liceo Carducci, collaboro come docente esterno al Politecnico e per quanto vi riguarda faccio parte della commissione ministeriale che sceglie i test a Roma. Allora, il Ministero ha messo a disposizione dei test a quell'indirizzo, non sono sempre uguali, perché sono già cambiati nel giro di 2-3 giorni. Ci sono più test, quindi potete provare. È attivo il test per medicina, è attivo il test per veterinaria, è attivo il test per architettura. Per quanto vi riguarda, vi consiglio di provare il test di architettura e di inviare proprio tutti i dati, vi dicono il punteggio ottenuto. Per quanto riguarda invece gli altri test, potete utilizzarli, quello di medicina e quello di odontoiatria, sfruttando le domande di logica, matematica e fisica. Da un paio d'anni, dall'anno scorso, soprattutto per logica, le tipologie sono diverse. Quindi, dallo scorso anno, la tipologia dei test di logica è completamente differente a quella degli anni precedenti. Il Ministero ha messo sempre in internet un, diciamo, aiuto, una guida al test, che si può scaricare dal sito del MIUR. Se voi entrate nel sito del MIUR e cercate ammissione test, trovate il link alla guida di preparazione ai test, dove vedete le richieste di tipo logico, ragionamento logico verbale, dove praticamente ci sono domande che hanno attinenza con la lingua italiana, oppure domande che fanno riferimento a un testo proposto, poi problemi logico-matematici, quelli che io oggi vi illustrerò un po', vi farò anche vedere un tipo di un esempio anche degli altri, ma visto che insegno matematica e fisica io mi concentrerò sui test di tipo logico-matematico, e oppure un ragionamento logico, cioè viene dato uno schema logico, saper individuare quale fra quelli proposti lo riproduce. Tutti gli esercizi che vi propongo sono o presi dal test di architettura dello scorso anno o presi dal simulatore proposto in quel sito che vi ho dato. Quindi vedete i nuovi tipi di esercizi di logica. Il primo esercizio che vi propongo è un esercizio in cui quello che importa è saper selezionare velocemente i dati interessanti, selezione dei dati. Qui c'è una richiesta, Luigi vuole andare in piscina domenica mattina e avrà bisogno di portarsi monete a sufficienza per pagare la tariffa del parcheggio adiacente alla piscina. E poi la tabella delle tariffe. Ora, subito voi dovete essere in grado di selezionare, visto che vuole andare in piscina la domenica mattina, tutta la prima parte della tabella non serve assolutamente a nulla. Tutta questa parte non serve a niente. Visto che deve andare in piscina la domenica mattina, dovete essere in grado immediatamente di selezionare soltanto l'ultima parte, le tariffe domenicali. Quello che interessa a noi sono queste due. Lui va in piscina dalle 9:15 alle 10:45, quindi nella fascia oraria dalle 9 alle 10, quindi un'ora all'interno di questa diciamo fascia di costo e un'ora in questa. Quindi pagherà 1,30 euro, ma tutta la prima parte della tabella è praticamente inutile. Saper selezionare subito i dati. Quindi vuole andare in piscina la domenica mattina, subito andare a cercare i dati relativi alla tariffa riguardante la domenica mattina. Le mele costano 30 centesimi ciascuna, le banane 40 e le arance 50. Daniele spende esattamente 2 euro per acquistare della frutta. Quale delle seguenti affermazioni sono corrette?
E qui c'è un elenco di affermazioni. Ora, si può ragionare in questo modo. Andiamo a considerare, ad esempio, le arance. Le arance costano 50 centesimi. Quindi con le arance, spendendo 2 euro, posso acquistarne al massimo 4. Quindi 4, 3, 2, 1 o nessuna arancia. Se acquisto 4 arance, io ho già speso i miei 2 euro. Quindi una delle possibilità sono acquistare 4 arance. Se acquisto 3 arance, acquistando 3 arance spendo 1,50 euro, con 50 centesimi non posso comprare altra frutta, in modo, diciamo, da poterli spendere tutti, perché devo spenderli tutti i 2 euro. Con 50 centesimi, se acquisto una banana mi avanzano 10 centesimi, impossibile. Se acquisto una mela ne avanzano 20, non posso acquistare misto perché supero, quindi non posso acquistare 3 arance. Se ne acquisto 2 spendo 1 euro. Se spendo 1 euro avanzano 1 euro e 1 euro lo posso spendere acquistando 2 mele e una banana. 2 arance, 2 mele, una banana. Acquisto un'arancia 50 centesimi. Ne devo spendere 1,50. Ne devo spendere 1,50, posso acquistare ad esempio 5 mele. Non compro nessuna arancia. Non compro nessuna arancia. Devo arrivare a 2 euro. Posso acquistare ad esempio 5 banane, oppure posso acquistare 4 banane, 4 mele e 2 banane. E poi, una volta finito il discorso sulle arance, passo al discorso sulle banane, non contemplando i casi che ho già visto. Alla fine ho tutte queste possibilità e quindi la risposta corretta, l'unica di quelle proposte che non è mai vera, che potrò acquistare esattamente 3 mele. Quindi si fa una scansione di questo tipo. Su questi non mi soffermerò più di tanto, visto che sono più e altro competenza linguistica. Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla frase seguente? Quindi qui dovete selezionare voi le parole che danno un senso. Un giovane roseo biondo che poteva sfoggiare, celare, cingere, occultare, ostentare. Un mantello raggiante di ricami a forma di sole e offriva con la mano protesa un dono come quello dei re magi. Il nostro commensale voleva probabilmente informarci della sua condizione e qui la seconda parola da inserire. Se scegliamo sfoggiava, facoltosa. Se scegliamo celava, dobbiamo essere benestante, così via. Le tre che si inseriscono perfettamente, che danno un senso compiuto alla frase, sono la risposta esatta. Ma ripeto, qui è più che altro conoscenza di italiano. Lo stesso qui, una proposizione logica. Usando le parole, x sta individuo come instabile sta y. Le coppie proposte sono labile gas, stabile benzoato, inamovibile soluzione, sicuro solvente, introverso aria. Ci deve essere lo stesso legame nella prima coppia, x è introverso, e instabile stabile. Ad esempio dolce dolce, amaro amaro, oppure dolce amaro. Stabile labile, no, labile individuo, instabile gas. Quella è la soluzione corretta. Questa, che sembra di medicina, ma è stata messa l'anno scorso nel test d'ingresso di architettura, cultura generale. Il glaucoma è una malattia che colpisce quale organo del corpo? Sembrerebbe a prima
Di primo acchito una domanda rivolta ai medici, invece l'hanno messa come cultura generale nel test di architettura. Ecco, altro tipo questo, un breve brano, e scegliere quale fra le affermazioni, se considerate vere, quelle che rafforzano la tesi del brano. Anche questo italiano. Questi sono però nuovi tipi, non sono uguali a quelli che erano proposti fino a 2 anni fa. Questo invece diventa di competenza matematica, logico-matematica. Abbiamo un foglio e ritagliamo il lungo 31x21 e ritagliamo lungo i bordi 5 cm per parte in modo da creare una scatola. Qual è il volume della scatola? Qui l'unica conoscenza richiesta è la formula del volume di un parallelepipedo, area di base per altezza. Ora, se questo lato è lungo 31 e da ciascun lato dobbiamo toglierne 5, è lungo 30 e da ciascun lato ne togliamo 5, resta lungo 20. Lo stesso sull'altro lato, è lungo 21 ma ne togliamo 5 per da ogni parte, rimane 11. Quindi sarà 20 per 11 per 5. Ricordo che non avete la calcolatrice, quindi qui va bene, non è molto difficile, però è abbastanza semplice trasformare quel 20 come 10 per 2, così rimane 10 per 11 per 10 e subito rimane 110. Ecco. Anche nei test di logica, per quanto riguarda architettura, è richiesta un certo colpo d'occhio visivo. Ad esempio, questo dado è appeso al soffitto e il dado ruota di 90 gradi attorno al suo asse verticale. È un dado normale, quindi si sa che qui abbiamo la parete 3 e dalla parte opposta 4. Qui abbiamo la parete con 1 e quindi sotto avremo 6. Qui avremo 5 e qui avremo 2. Ora, se il dado ruota in questo senso, noi vedremo la faccia con i 5. Quindi tra quelli proposti o A o B o E. E lo scartiamo subito, perché abbiamo detto da una parte abbiamo 3 e dall'altra 4, quindi quando giriamo da una parte avremo i 3 ponfi, ma dall'altra ne vedremo solo 2. Non è possibile avere da tutte e due le parti i 3 ponfi, quindi E lo scartiamo. Ci rimane la possibilità C o la possibilità A. Andiamo a rivedere il nostro. Nel nostro dado, nella base, abbiamo solo 2 ponfi, vuol dire che nel nostro dado qui abbiamo 3 e 3. Quindi quando giriamo saranno in orizzontali, quindi sotto dovremo avere 3. Risposta A. Voi pensate al dado, questo è il nostro dado, torniamo su un attimo, se no non lo vedo, qui 3 perché stanno 5, qui 2, qui sotto 2 e qui uno solo. Quindi se io vedo il dado, vuol dire che in questa faccia sotto ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi sono i 6 pallini della faccia che sta alla base. Quando lo ruoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi visto di fronte, sotto devo avere i 3 ponfi, i 3 pallini. La segretaria di cattivo umore a causa della maleducazione del suo caporeparto. Di prima mattina lui le chiede di scrivere urgentemente 3 lettere indirizzate a persone diverse. Per fare un dispetto al capo reparto, la segretaria vuole inviare tutte e 3 le lettere ai destinatari sbagliati. In quante combinazioni potrà inviare le lettere per ottenere tale scopo? Allora, supponiamo che la prima lettera sia indirizzata alla persona A, la seconda alla persona B, la terza a C. Allora, la prima lettera va ad A, la seconda va a B, la terza va a C. Quindi se voglio mandarle tutte a persone sbagliate, la prima lettera non deve andare ad A. Se la prima lettera non deve andare ad A, posso mandarla a B o a C.
Se la prima lettera la mando a C, a B, la seconda posso mandarla ad A o a C. Se la mandassi ad A, la terza andrebbe a C e sarebbe il destinatario corretto. Quindi la seconda deve andare per forza a C e la terza ad A, perché tutte devono arrivare al destinatario sbagliato. Lo stesso discorso qui. La seconda lettera può andare a B, ma sarebbe il destinatario corretto, oppure ad A. Quindi ho solo due possibilità tra tutte le possibili modalità di invio per far sì che arrivino sempre alla persona sbagliata. La prima non può andare ad A, quindi se la prima non può andare ad A, visto che ho tre persone, può andare solo a B o a C. Analizziamo il caso in cui la prima lettera arrivi al mister B. La seconda posso inviarla o ad A o a C. Se io la inviassi ad A, la terza arriverebbe a C, che è il destinatario corretto, ma io non voglio che una lettera arrivi al destinatario corretto. Quindi la seconda la invio a C e la terza ad A. E lo stesso discorso l'abbiamo fatto per l'altro. Beh, questo è un esercizietto di matematica. Alla piscina comunale di Bresso il prezzo di biglietto di entrata è di euro a testa per gli adulti e di un euro a testa per i bambini. Le famiglie possono anche acquistare una tessera famiglia valida per un anno ad euro 50, che permette l'uso illimitato della piscina a due adulti ed a un massimo di tre bambini. Per famiglie più numerose ogni bambino in più paga ogni volta la metà del prezzo del biglietto di entrata. I coniugi Bianchi e i loro quattro figli sono amanti del nuoto. L'anno scorso hanno usato la loro tessera famiglia ben 40 volte. Qui, anche se non lo dice il testo, è implicito che quando vanno in piscina va tutta la famiglia, quindi i due coniugi e i quattro figli, tutte le volte. Allora, quanto risparmiano i coniugi Bianchi se acquistano la tessera famiglia? Acquistando la tessera famiglia spendono 50 euro per la tessera e poi ogni volta c'è un bambino in più e un bambino in più paga mezzo biglietto, cioè 50 centesimi. Quindi 50 centesimi per 40 volte, in tutto spendono 70. Se invece ogni volta pagano i biglietti, due coniugi, due a testa fa 4, 4 bambini fa 8, 8 per 40, 320. Spendono 250 euro in più. Quindi hanno risparmiato 250 euro. Altra competenza richiesta. Qui, ripeto, a volte mischiano matematica con logica, perché questa è pura matematica. Quanto è uguale questo numero? Qui basta ricordare la fattorizzazione differenza di quadrati, che si scompone in a meno b per a più b. Quindi 5.002 meno 4.998 fa 4, 5.002 più 4.998 fa 10.000, 4 per 10.000, 40.000. Però certo che se non ricordate la scomposizione a 2 meno B2 in A più B per A meno B, qui vi perdete un sacco di tempo. Però ripeto, questo è messo in logica ma è pura matematica. Scomposizione di un binomio A2 meno B2. Anche il quesito successivo è un esercizio di pura matematica, si mette di solito non appena si iniziano le equazioni. 3 mesi fa Giovanna aveva 5 volte più DVD di Donato, da allora entrambi hanno acquistato 12 DVD. Giovanna ora ha il doppio dei DVD di Donato. Quanti DVD ha Giovanna adesso? Basta indicare con X e Y il numero di DVD o che hanno ora o che avevano 3 mesi fa. Io ho scelto di indicare con X e Y quello che avevano 3 mesi fa. Quindi 3 mesi fa Donata aveva 5 volte il numero di DVD. Poi ne hanno acquistati 12 e adesso il numero di Donata è doppio, il numero di Giovanna è il doppio rispetto al numero di Donata. Basta risolvere questo sistema, quindi al posto di X metto 5Y, trovo che Y vale 8 e X 40. 40 però era il valore 3 mesi fa, ne ha comprati altri 12. Quindi 52. Però ripeto,
Questo è un quesito che trovate proposto in logica, ma è pura matematica. È un esercizio che abitualmente si dà in prima, seconda, superiore, non appena si iniziano le equazioni. Questo invece è molto più complesso. Le date possono essere scritte in forma numerica usando 8 cifre, per esempio il 12 gennaio 2005 è scritto come 12/01/2005. In quale anno cadrà la prossima data nella quale tutte le 8 cifre saranno differenti fra loro? Allora, la cifra del mese, intanto l'anno deve iniziare per 2, 2000, quindi la data dell'anno deve iniziare per 2, il 2 l'abbiamo già escluso. Il mese deve iniziare o per 0 o per 1. Cominciamo a analizzare il caso di 1. Se inizia per 1, può essere solo il mese di ottobre, perché 11 ho 2 volte 1, quindi compare 2 volte la cifra 1 e non va bene. 12 non può essere perché il 2 mi serve per l'anno, quindi l'unica possibilità è che sia il mese 10, il mese di ottobre, perché tutte le cifre devono essere differenti, non ci devono essere cifre doppie ripetute. Quindi se il mese deve essere 10, il giorno del mese deve iniziare per 3, perché 1 ce l'ho già, 2 ce l'ho, 0 ce l'ho, deve iniziare per 3, ma i giorni che iniziano per 3 sono il 30 o il 31, che mi riportano una cifra che ho già usato, quindi questa non va bene. Quindi per forza il mese deve iniziare per 0. Se il mese deve iniziare per 0, il giorno deve iniziare per 1 o per 3, perché stiamo parlando di date. Se inizia per 3, porta la combinazione. Allora, qui posso aggiungere... No, se inizia per 1, qui posso aggiungere 3, 4, 5 e poi indifferente 6, 7, 8, 9, non mi interessa. Se invece inizia per 3, qui posso aggiungere 4, 5, 6 e poi altre cifre. Naturalmente la seconda deve essere 1, perché 3 o è 30 che non posso usare o è 31, come per il discorso che abbiamo fatto prima, quindi la cifra 1 non posso usarla nell'anno. E fra questi due il primo è 2345. Questo era un po' più complesso, perché bisognava tenere presente il fatto dei giorni che possono iniziare solo con 0, 1, 2 o 3 e dei mesi che possono iniziare solo con 0 e 1. Anche questo è un altro esercizio, diciamo, di logica, ma che è pura matematica, insiemistica. Da un'indagine condotta in un certo quartiere è risultato che su 100 famiglie 60 possiedono un gatto, 40 un cane e 20 non hanno né un cane né un gatto. Allora, questo si può risolvere in tanti modi. Vi ho detto che uno degli esempi di insiemistica si può considerare l'insieme delle 100 famiglie, quelli che hanno un gatto, quelli che hanno un cane e quelli che non hanno nulla. Quelli che non hanno nulla sono 20. Quindi vuol dire che tra questi due devo averne 80. Siccome la somma fa 100, vuol dire che 20 hanno sia un cane sia un gatto. 20 hanno sia un cane sia un gatto. Quindi 20 qui avranno solo un cane e 40 solo un gatto. 40, 60, 80, 100, le 100 famiglie. Ragionamento che è stato riprodotto lì. Ecco. Questo invece è pura fisica. Ora, intanto spero abbiate letto bene i nuovi programmi che il Ministero ha messo sul sito, che sono cambiati rispetto all'anno scorso. Ad esempio, per quanto riguarda matematica, non c'è più la parte di probabilità e statistica. È inutile che perdiate tempo a fare esercizi di probabilità e statistica che non compare nel programma. È inutile perdere tempo su parti del programma di fisica che non sono presenti.
Ad esempio, visto che quest'anno i test sono stati anticipati ad aprile, difficilmente ci saranno esercizi di elettricità riguardanti il magnetismo, perché il 90% delle scuole il magnetismo lo inizia ad aprile. Quindi esercizi sul magnetismo sono stati tolti. Sicuramente, ed è sempre da quando io seguo i test di ammissione, agli architetti è proposto un esercizio di statica. Se voi guardate anche negli altri anni, sempre c'è un esercizio di statica, o equilibrio di un corpo libero o equilibrio di un corpo vincolato. L'equilibrio di un corpo libero, lo sapete, somma delle forze uguale a zero, equilibrio di un corpo vincolato come questo, somma dei momenti uguale a zero. Qui abbiamo un'asta omogenea. Omogenea vuol dire che il peso si trova a metà dell'asta, il peso cade in P. Tutto il peso è concentrato nel punto medio dell'asta. Quest'asta ha lunghezza 6 metri, è sistemata su un supporto posizionato esattamente al centro, quindi dove cade il peso. Quindi la nostra asta, se qui è fissa, può solo ruotare in questo senso o in senso opposto, può solo oscillare attorno a questo punto. Poi nel punto O si mette una massa di 20 kg, nel punto B una massa di 4 kg e a che distanza da B si deve posizionare un oggetto di massa 10 kg affinché l'asta si trovi in equilibrio. Allora, voi sapete, spero, che per quanto riguarda l'equilibrio, dal punto di vista fisico si fa riferimento al momento di una forza, cioè il prodotto della forza per il braccio, dove per braccio si intende la distanza tra il punto dove la forza è applicata e il punto fisso, braccio, forza. Per avere l'equilibrio, la somma dei momenti che stanno a destra del punto fisso deve essere uguale alla somma dei momenti delle forze che stanno a sinistra in questo caso, perché tutte guardano verso il basso, sono tutti pesi. Quindi quando andate a impostare il vostro problema, qui abbiamo una forza di 10, un peso di 10 kg. Per semplificare i calcoli, tanto poi se ne va, l'accelerazione di gravità potete usarla a 10, quindi 20 per 10 per si trova a metà tra A e P. Quindi se l'asta è lungo 6, la metà è 3, la metà di 3 è 1,5, 300. In B la massa è 4, la distanza è 3, 3 per 4 per 10, 120. In X la distanza incognita la chiamo D, 10 per 10 per D, 100D. Quelli a destra devono essere uguali a quelli a sinistra di momenti e da qua ricavo D. D però è la distanza calcolata dal punto P, mentre il testo chiede la distanza calcolata da B. Quindi alla fine non devo fare altro che 3 meno quello trovato, 1,2. Perché dovete fare bene attenzione alla richiesta. La domanda è a che distanza da B, non da P. E di solito invece il centro di rotazione è il punto dal quale si misurano le forze e i momenti e i bracci. Questa è una domanda di pura matematica. Punto medio di un segmento, formula del punto medio, semisomma delle ascisse, semisomma delle ordinate. Questo non sono molte le richieste di fisica a memoria, però qui dovevate per forza sapere, se volevate risolvere questo quesito, qual è la densità dell'acqua, perché non è data. Le dimensioni interne di un serbatoio di acqua a forma di parallelepipedo sono a base quadrata, sono base quadrata di lato 80 cm e altezza di 1,5 metri. Quando il serbatoio è pieno, per metà, qual è la massa di acqua nel serbatoio? Allora, la figura non era data, l'ho schematizzata io. Il lato è 80 cm, quindi 0,8 metri, 0,8 metri, l'altezza è 1,5. Il dato non fornito che dovete sapere è il valore della densità dell'acqua.
un grammo su centimetro cubo o 1000 chili su metri cubi. Quel dato non era fornito, doveva essere vostro bagaglio culturale. Dopodiché, come prima, si tratta solo di fare il volume del parallelepipedo metà, perché dice riempito per metà, quindi l'altezza sarà 0,75, e poi moltiplicarlo per 1000 per trovare la massa. Qui vi ho fatto vedere velocemente come ho fatto calcolare questo prodotto. 1000 l'ho scritto come 10 per 10 per 10. Quindi una volta l'ho usato con questo 0,8 e fa 8, una volta con questo 0,8 e fa 8, e 0,75 è 3 quarti, 3 diviso 4. Quindi 10 per 8 per 8 per 3 diviso 4, 4 diviso 8 fa 6, 6 per 8 48, per 10 480. Voi non avete la calcolatrice, certo che se vi mettete a mano a fare 1000 per 0,8, poi per 0,8, per 0,75 perdete un po' di tempo con le virgole e a fare tutti i prodotti. Se invece scomponete quel 10 e ricordate che 0,75 è 3 quarti, quindi per 3 diviso 4, velocemente arrivate alla soluzione. Anche qui, fisica. Una sfera di massa 2 kg si muove di moto rettilineo su una superficie liscia piana ad una velocità di 5 metri al secondo. Rimbalza, urta contro una superficie verticale e rimbalza indietro nella stessa direzione. Quindi qui abbiamo la nostra parete, abbiamo l'oggetto che si muove con 5 metri al secondo, urta e rimbalza, stessa direzione, 3 metri al secondo. Ora, voi sapete che in fisica, quando si tratta di problemi di moto, la primissima cosa da effettuare è la scelta del sistema di riferimento. Quindi io posso, poi se sbaglio il sistema di riferimento, perché non c'è nel risultato, il risultato è esattamente contrario, basta cambiargli il segno. Io, ad esempio, posso scegliere che questa velocità sia positiva e questa sia negativa. Questa è una mia scelta, potevo scegliere il contrario, o positivo verso destra o positivo verso sinistra. Voi sapete che quando bisogna studiare il moto rettilineo uniforme, la prima cosa da effettuare è scegliere il sistema di riferimento, cioè dove è l'origine, e qual è il verso di percorrenza positivo. Se io mi trovo qui, sarà una distanza di 10 metri positivi. Se mi trovo qui, sarà una distanza di meno 5 metri rispetto all'origine. In un sistema, la prima cosa quando si studiano i moti è la scelta del sistema di riferimento, che è del tutto arbitraria, tanto poi i risultati vengono lo stesso, a parte il segno. Quindi, se io effettuo questa scelta, siccome la massa è di 2 kg, quella finale sarà di meno 6, 3 per 2 fa 6, quella iniziale sarà di 10, la differenza meno 16. Ora, quando io vado a cercare i risultati proposti, trovo 16. Va benissimo, vuol dire che il testo e chi ha fatto l'esercizio ha scelto come sistema di riferimento questo positivo, questo negativo, non cambia nulla, cambia solo il segno, però che sia più o che sia meno la differenza in valore assoluto è 16. Quindi se fate i calcoli, trovate il risultato con il segno opposto, vuol dire solo che voi avete scelto un sistema di riferimento e chi ha risolto l'esercizio ne ha scelto un altro. Ma, come ripeto, i valori numerici sono gli stessi a parte il segno, perché tutto dipende dalla scelta del sistema di riferimento. Se non vi dà il sistema di riferimento ed è libero, potete scegliere in un modo o nell'altro. Un'espressioncina da semplificare. Questo. Ve ne propongo ancora due, questo è un altro di fisica, poi basta. La media di 4 vogatori è di 85 kg. Uno dei vogatori con una massa di 86 kg si è infortunato ed è stato sostituito. La nuova media aritmetica della massa è 87. Qual è la massa del nuovo vogatore? Allora, voi sapete che la media aritmetica è la somma dei valori fratto il numero dei valori. 4 vogatori, quindi la somma delle 4 masse diviso 4. Dalle 4 masse ne conosco solo una, quindi le altre 3 le lascio incognite. X, Y, Z più 86 diviso 4 fa 85. La somma dei 4 vogatori, di cui 1 è 86, 3 non li conosco, fa 85. Quindi, minimo comune multiplo,
x più y più z uguale a 340 meno 86. Anche qui potrei fare la differenza, ma per il momento lo lascio così, vi dico subito, è sempre meglio farli in fondo i calcoli nei quesiti. A questo punto devo trovare la nuova massa. Questa volta sono tutte e quattro incognite. X più y più z più w fratto 4 è 86, ma io so che x più y più z è 340 meno 86, quindi 340 meno 86 più w è uguale a 87 per 4 che fa 348. Porto di là i due valori e velocemente 348 meno 340 fa 8, 8 più 96, 8 più 86, 94, che è molto più agile che fare qui la differenza e poi qui fare la somma. 348 meno 340 è immediato. Questo è un altro quesito richiesto, sviluppare delle potenze e fare la somma. Conoscenza di volumi, qual è il volume della sfera, qual è il volume del cilindro, qual è il volume del cono, qual è il volume della piramide. Questi ne trovate sul simulatore. Solido costruito da cilindro e da una semisfera, solido costruito da un parallelepipedo con sopra la semisfera. E l'ultimo che voglio proporre è questo. Per riscaldare un blocco di rame di massa 60 kg da 20 a 40 serve una certa quantità di calore Q. Per riscaldare invece 30 kg da 20 a 40 quale quantità di calore servirà? Termodinamica, scambio di calore, questa è la formula. Una volta appurato che la formula è lineare, si passa da 30, da 60 ai 30, quindi la massa è diminuita della metà. 40 è qui, 20 è qui, l'intervallo, anche la temperatura è diminuita di metà. Quindi se mi serve una quantità di calore Q, qui mi servirà la metà per la massa, la metà per la temperatura, quindi un quarto del calore. Però questo posso farlo perché so che le grandezze sono legate in modo direttamente proporzionale. Se la formula fosse stata per assurdo m al quadrato c, quando c'è la m, siccome la m è diventata la metà, diventava un quarto, quindi diventava un ottavo. Cioè io devo conoscere la formula, poi conoscendo la formula, visto che ho di mezzo le quantità che di mezzo la quantità di calore. Se è al quadrato, anziché dimezzare, quella grandezza diventa un quarto nella formula.